Oggi scioltezza, ragazzi. Oggi diciamo che abbiamo completamente dominato. Finita adesso Cagliari-Inter, risultato 0-2, ragazzi. Gol di Dumfries e gol sempre del capitano Lautaro Martinez. Prima di partire col video, però, ragazzi, vi chiedo che se volete magliette come queste che vedete qui dietro, ragazzi, andate su Calcio Store 2023, usate il codice GC10. Vi lascio tutte le indicazioni e i link in descrizione. Seguitemi su Instagram, anche qui link in descrizione. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un bel like al video. Allora, ragazzi, partiamo col dire ciò che pensavo prima che si giocasse la partita. Perché comunque è facile dire: ah, ma il Cagliari è una squadra di Serie B, ah, ma il Cagliari è salita quest'anno dalla Serie B. Ragazzi, il Cagliari non era assolutamente da sottovalutare. Comunque ricordiamoci che è sempre allenato da Ranieri, un allenatore che nonostante l'età io stimo molto perché è in grado di variare tanto il suo modo di giocare. Perché io vedo tanti allenatori nel 2023, faccio un esempio, non me ne vogliate amici romanisti, ma per esempio un Mourinho, che secondo me è un classico allenatore che diciamo nel modo di giocare è rimasto sempre un po' all'antica. Invece ragazzi, Ranieri nonostante l'età è un allenatore che comunque varia tanto il suo modo di giocare ed è un allenatore che cambia anche modo di giocare tattico durante la partita, cioè non comincia con una tattica fissa e rimane con quella per tutta la partita. Nel variare del risultato, nel variare della partita, cambia spesso il suo modo di giocare e questa è una cosa che ammiro di Ranieri. Poi ricordiamoci quello che ha fatto anche in passato, Leicester e tutto il resto, quindi comunque non era assolutamente da sottovalutare. Ricordiamoci che c'era anche Nicolino Barellino che oggi giocava da ex, ricordiamoci che giocava al Cagliari circa 4 anni fa. Ricordiamoci anche che comunque andare a giocare a Cagliari non è per nulla facile. Ma ragazzi, un'altra cosa molto importante è che il Cagliari comunque è una squadra sempre molto ben organizzata, che comunque è una squadra che a inizio partita non difende. Infatti, ragazzi, come potete vedere, come è partita molto forte il Cagliari. Poi noi abbiamo cominciato a prendere campo dopo 5 minuti e poi abbiamo cominciato a gestire. Però comunque il Cagliari non è una squadra che si difende e basta, ragazzi. È una squadra di Serie B che aspetta, poi prova a fare qualche azione. No, il Cagliari gioca molto a viso aperto, ed è una cosa che apprezzo tanto. Ma soprattutto, cosa che non dovevamo rischiare, era di andare in svantaggio, ragazzi. Perché se tu col Cagliari vai in svantaggio, è una squadra molto brava a difendere, molto ben organizzata e di conseguenza poi la partita si sarebbe potuta complicare. Invece noi siamo stati bravi a segnare subito, ragazzi, con Dumfries. Ovviamente assist di Thuram non ha segnato oggi, ma comunque ha fatto una buona partita. Praticamente pala di Thuram sulla destra tra due difensori del Cagliari. Dumfries, che poi devo dire era anche abbastanza defilato, la mette sul secondo palo. Il secondo gol, ragazzi, lo segna invece il nostro Lautaro Martinez. Anche qui Thuram è molto importante nella costruzione dell'azione perché si chiude una triangolazione con Di Marco. Quindi Di Marco la dà centralmente per Thuram. Thuram sulla fascia per Di Marco. Di Marco si fa una bella cavalcata. Poi con un tocco sotto, ragazzi, la mette in mezzo per Lautaro che fa una finta, manda fuori gioco il difensore del Cagliari e appoggia in porta con il portiere preso fuori tempo. Devo dire, ragazzi, un gol bellissimo. Quello di Dumfries è difficile, ragazzi, ma l'azione per il secondo, del secondo gol è qualcosa di incredibile. Per quanto riguarda invece l'evolversi della partita, ripeto, i primi 2-3 minuti il Cagliari è andato molto forte. Poi comunque capite bene che anche da un punto di vista di giocatori, di qualità in mezzo al campo, di palleggiatori che noi ci abbiamo, poi è normale che il Cagliari avrebbe cominciato a subire e noi avremmo cominciato a prendere campo all'interno della loro metà campo. Infatti poi è così. Diciamo che la partita si chiude su un 2-0 netto. Il secondo tempo si apre sempre con noi che facciamo tanto possesso palla. Le occasioni non sono tantissime, anche se abbiamo preso un altro palo con Çalhanoğlu, due pali, uno con Lautaro e uno con Çalhanoğlu, uno nel primo e uno nel secondo tempo. Per quanto riguarda il secondo tempo, ragazzi, la differenza è che ci sono state meno occasioni, perché diciamo che abbiamo cominciato a gestire molto 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 bene. Le occasioni sono state poco, ci sono abbassati un po', ci può anche stare, ripeto, stai vincendo 2-0, l'importante è gestirla bene e l'abbiamo fatto, devo dire, molto 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 bene. Per quanto riguarda l'unica azione del Cagliari, perché ragazzi, l'unica azione del Cagliari è stata una con Luvumbo che mette una palla dentro, il giocatore del Cagliari deve solamente appoggiarla, non la prende molto bene, devo dire, però ragazzi, Sommer lì fa un'ottima parata, si tuffa, ragazzi, come se sapesse già che la palla sarebbe andata sull'angolino e la prende e fa un'ottima parata alla faccia di chi lo ha giudicato nel precampionato. Fatto sta che due partite, due clean sheet e zero gol subiti, quindi intanto godo. Adesso non mi venite a dire: ah, già avete giocato col Monza, col Cagliari, non mi interessa, sono sempre zero gol subiti in due partite. E devo dire che ero preoccupato molto della nostra difesa prima che iniziasse il campionato, del resto diciamo che ero molto tranquillo e devo dire che mi sta molto sorprendendo.
Per quanto riguarda la prestazione di tutti, ragazzi, non dico voti perché domani usciranno le pagelle, però ovviamente vi dico che Sommer ha fatto molto bene, la difesa molto tranquilla, De Vrij che non fa rimpiangere l'acerbo infortunato, Dumfries che sta facendo veramente molto molto bene, col Monza ha fatto un'ottima partita, qualità e intensità, oggi ci mette sempre l'intensità giusta e tra l'altro ci mette anche il gol. Di Marco, ragazzi, è una qualità che veramente neanche me la devo stare a spiegare. Il centrocampo, tra quelli che entrano e quelli che escono e li sostituiscono, non so sinceramente chi è il centrocampo titolare, quasi quasi. Entra Sensi, entra Frattesi, veramente non si capisce nulla. Veramente devo dire che proprio a centrocampo siamo veramente messi molto molto bene. Per quanto riguarda l'attacco, Thuram sicuramente dispiace che non ha segnato, ma comunque è stato molto importante, soprattutto nel primo tempo. Praticamente nelle due azioni del gol c'è sempre, ne, diciamo, ne ha sempre fatto parte. E Lautaro, ragazzi, il capitano, che cosa gli vuoi dire? Ha segnato. Poi ragazzi si sacrifica per tutta la squadra. Però ripeto, non mi voglio dilungare in tanti, diciamo, non voglio dilungarmi troppo in questo discorso, perché come ho già detto, domani usciranno le pagelle. Ovviamente ragazzi, appunto per questo dovete iscrivervi e attivare la campanellina. Ovviamente era importantissimo vincere, perché comunque ricordiamoci che le top per lottare allo scudetto hanno vinto tutte e due le partite. Napoli e Milan, che vanno anche loro a velocità ultrasonica. Noi in due partite, 4 gol fatti e 0 subiti. E mi pare che il Napoli ne abbia subito uno e il Milan forse pure uno, non vorrei sbagliarmi, comunque ripeto. E poi c'è anche il Verona a pieni punti, devo dire un ottimo inizio del Verona, però diciamo che le pretendenti al titolo siamo noi, il Napoli e il Milan per adesso come punti. La Juve che ieri ha perso, le Romane che per adesso stanno facendo un disastro, vedremo come si evolverà la situazione. La prossima è con la Fiorentina, poi c'è la sosta e poi il 16 c'è il derby, ragazzi. È già lì. Può, non dico decidersi un campionato, ma comincia a delinearsi qualcosa, chi è più forte, chi è meno forte. Ovviamente, ragazzi, domani usciranno, come ho già detto, le pagelle. Vi lascio tutto qui sotto in descrizione, Instagram, il link di Calcio Store, il mio codice sconto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina. Noi ci vediamo domani con le pagelle di Cagliari Inter e sempre Forza Inter. Bella, ragazzi!